Siamo con Pier Camillo Davigno, qui a Giurisprudenza, c'è un incontro sul suo libro che parla appunto di corruzione. L'abbiamo letto attentamente prima dell'incontro, volevo fare due domande. Ci sono due aspetti, due paradossi che mi hanno colpito nel suo libro. Il primo, lei dice conviene che al governo ci sia un governo di centrodestra rispetto a quello di centrosinistra, perché fanno delle leggi talmente abnormi contro la possibilità di fare delle indagini che alla fine non passano, e quindi paradossalmente è meglio se un governo di centrodestra. L'altro paradosso, lei dice, la corruzione è più difficile da colpire dove ce n'è di più, perché c'è un sistema talmente chiuso che è quasi impenetrabile, facendo in questo un parallelo con il mondo invece della criminalità organizzata e della mafia. Sono due paradossi, ma la sua detta sono due realtà, no? Non paradossi. In realtà faccio un esempio. Il governo di centrodestra, la maggioranza di centrodestra, aveva approvato una norma che rendeva inutilizzabili le prove acquisite a seguito di rogatoria internazionale nel caso in cui fosse stata violata una qualsiasi disposizione delle convenzioni internazionali. Però l'hanno messa questa norma, perché sono incapaci, dietro un articolo del codice che diceva che quelle norme si applicavano solo se mancavano o non disponevano diversamente delle norme internazionali, e anche la prassi è una norma internazionale. Vengo al caso concreto: la Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria prevede che in caso di urgenza le autorità giudiziarie possano corrispondere tra loro, quindi senza passare per il Ministero della Giustizia, il Ministero degli Esteri, ambasciate e così via. Per prassi cinquantennale anche la risposta arrivava direttamente, anche se a stretto tenore letterale la Convenzione lo prevedeva solo per la richiesta e non anche per la risposta. Però la prassi nel diritto internazionale è una fonte normativa, e quindi tutti i tribunali e corti d'appello e corti di Cassazione hanno disapplicato questa norma, perché c'era una. Invece il centro-sinistra, per esempio, è intervenuto con la riforma dei reati tributari sul reato di annotazione di fatture per operazioni esistenti. È il sistema con cui più frequentemente gli imprenditori italiani creano nero, denaro in nero. Dicono di aver comprato una cosa che non hanno comprato, pagano una fattura e gli vengono ridati i soldi in nero. Era un reato punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Con la riforma del centro-sinistra hanno elevato la pena da 1 a 6, per cui gli elettori pensano, certo, questi che sono seri, però purché riverberasse sulla dichiarazione dei redditi oltre una certa soglia, e quindi hanno ottenuto due risultati. Primo, hanno introdotto la modica quantità per uso personale, sono fantastici, la modica di appena stupefacente e per falsità contabili. E poi basta scrivere, bastava, perché adesso la norma era cambiata un'altra volta, bastava scrivere in bilancio costi non deducibili, uno portava recitamente fuori bilancio, almeno dal punto di vista penale, quello che voleva. Quindi lei dice è più chirurgico, il centro-sinistra in questo caso, funziona. Esatto, le fanno e funzionano. Un altro aspetto che emerge dal libro è, lei dice, è pessimista, perché anche nella fase finale c'è cosa fare, c'è un decalogo, però emerge un certo pessimismo di fondo. Perché hanno parlato, esatto. Però lei dice, certamente uno degli aspetti che possono contrastare la corruzione è aprire maggiormente la concorrenza. Le faccio questa domanda perché magari lei non conosce la realtà specifica modenese, però anche al nord, anche in certe realtà, noi a Modena abbiamo spesso parlato di sistema, nel senso, perché Modena, insomma, il mondo cooperativo e il mondo delle istituzioni sono intrecciate. Però può dare un giudizio su questo? Secondo lei questo tipo di sistema, che però nel welfare è funzionato, ha creato qualche struttura? Le potrei fare diversi esempi modenesi, ma magari non conosci, inutile fare. La realtà locale non la conosco. Conosco la realtà degli appalti di opere pubbliche, quasi sempre sono dominati da cartelli di imprese che si rispartiscono. Quindi il codice degli appalti e le altre normative di rigore su questi temi non servono a nulla, perché se le imprese mettono d'accordo per dividersi gli appalti, è evidente che non serve a nulla fare norme rigorose, bisogna sgretolare questi cartelli. Tra l'altro faccio un ultimo accenno ed è anche l'ultimo passaggio del libro, quello che riguarda l'agente provocatore. Lei nel libro dice solo l'agente sotto copertura. L'agente provocatore è una nota vicenda di Fanpage con uno dei figli di... Esatto, sono diversi. Infatti, però ho visto in un'intervista recente, lei apriva anche l'agente provocatore. Nel libro si fa solo riferimento all'agente di copertura. È uno strumento, a suo avviso, che va applicato anche in casi di corruzione, facendo sempre questo parallelo tra corruzione e mafia. In fondo questo è un canale, no, del libro. Corruzione e mafia sono due aspetti, sono due reati che si intersecano. Esatto. Allora, non è che è un'opinione mia. L'Italia ha firmato e non ha posto riserve quando ha ratificato la Convenzione di Merida delle Nazioni Unite contro la corruzione, che all'articolo 50 prevede le operazioni sotto copertura.
l'Italia è inadempiente rispetto a quella convenzione internazionale. Quindi tutti quelli che chiacchierano non si ricordano che siamo in violazione di una convenzione internazionale, perché dovremmo farlo e non lo facciamo. Quindi sì, dice, non è neanche una questione di opinione. È una violazione degli obblighi internazionali dell'Italia. Io la ringrazio, adesso ci sarà il convegno, ci sarà modo di approfondire. Grazie.